Grazie a Marina, che è sempre così will pretend to be a nice ciccata con le expert. sue Thank you to introduzioni. Marina Noi ci siamo for visti anche ieri her per raccontare un pleasant po' introduction la with cinquina dello where he Shebamenco. Tra yesterday quelli c'era, too to talk in about alcuni the casi, shortlist almeno of un the paio, Shebamenco Prize. si racconta di scomparse, di There persone are che among these improvvisamente vengono novels inghiottite da cases where people qualcosa. disappear all of a E adesso sudden Monica they Christensen, che disappear somewhere è and to celeberrima something and per Monica la sua Christensen is competenza e le sue storie che riguardano renowned and appunto very i famous for viaggi. her Lei è. Ah, competence ok. in ice. Guardate, erano cose She is a stupide. glaciologist. Ciao Marina. Dr. Christensen, you didn't hear anything before? Nothing at all. Oh, I'm Adesso very forse devo sorry, parlare. Se so parlo, lei I'm sente? relieved for listening to Now, you. yes, okay, I will Ok. try to recap. So Just we were Marina was introducing your ci John siamo, Vignola ok. as your I mean he will interview you and talk about your book and he was introducing him as a C'è un joke momento di as an expert incomunicabilità. in Ah, ok, no, ice. allora sono io che. È troppo alta del livello. Can you hear me? Can you hear Okay. me? Yes, I Yes. can. Yes. Okay, fine. All Thank you. right. Dicevo che nella storia di studiosa di Monica Dr. c'è la suggestione Christensen's per i story ghiacci, sì, history rompere il ghiaccio, ma anche as raccontare una a storia scholar che avviene negli in a anni glaciologist 90 in queste isole, le isole she Svalbard, sets her dove ci novel in the sono Svalbard Islands delle where situazioni che sono anche socialmente molto interessanti. Prima di arrivare al People live in noir, very quello interesting che situations colpisce from di a questo social libro viewpoint. What really è una storia che magari noi in Italia struck me conosciamo un po' in this poco, ma book quella di questi giacimenti is minerari, the alcuni fact credo that in ormai these in islands parte there are some totalmente mines, abbandonati, altri in cui ci quarries sono stati that are still in use diversi and some of them are esploratori, diverse instead persone, diverse abandoned nazioni, and credo che la stessa Svalbard many russa a un nations, certo many punto, poi è una explorers storia che have been Monica sa using these sicuramente meglio di mines, me, ma especially si Russians, for parte instance, anche dallo spaesamento un po' di tutti i protagonisti. Chi vive people veramente a living in this lungo island, in people questa living for a long time Svalbard on sono these o persone che islands si sono in qualche modo inceppate, che hanno cominciato a somehow lavorare lì per tanti motivi e poi non se ne sono più andate, somehow oppure, special come people nel caso who di uno dei have gone there for coprotagonisti some di reason questa then never storia, left che because of ha uno svolgimento And cronologicamente some of the barzellante, protagonists of this story perché va have avanti the tra story goes back and forth l'inizio in del time. It begins in 1994, inizio 1993, del 93, comunque tra l'inizio di un anno So between the beginning i of due this mesi year successivi. C'è il and protagonista in the che è following un months, the ingegnere, il protagonist copratese, un ingegnere che is an arriva a lavorare engineer. in una miniera che ha alle He comes to the spalle Svalbard problemi Islands to work a quanto on a pare quasi mine, insormontabili di and alcolismo, in e his ci past sono due he has minatori che lo coinvolgeranno in problem with in imprese alcolism che non sono proprio pulitissime. C'è poi il resto della famiglia, una and the moglie rest of che his subisce un family, po' a gli alti e wife, bassi di questo ingegnere, e una suffers bimba the ups and che, adesso downs qua non sto facendo of spoiler, ma her husband, all'inizio di questa narrazione and scompare, in the beginning of in un the luogo story, che potrebbe essere their il small daughter classico rifugio dove i disappears, bambini di and quest'asilo in a place si where nascondono usually durante le pause della ricreazione, children potrebbe in essere invece qualcos'altro. kindergarten Da una hide scomparsa, during the Monica day, Christensen poi racconta and diversi spaesamenti, lo spaesamento di, per Monica esempio, di una donna Christensen's che tells si ricongiunge al about marito, the story of a ma woman that scivolerà reunites with her in un husband, delirio, in una scomparsa rispetto a se stessa, e racconta will be dell'inferno personale di questo in ingegnere, trouble and e as man mano che la the storia va engineer, the avanti, mining tutti questi piani di engineer, narrazione and si all the mescolano, oltre narration a planes quello get più mixed up, fantastico and we horror also noir, have lo capiremo andando avanti, che è questa leggenda del the sesto theme uomo, of the legend of the sixth un man. essere, non credo che sia proprio il nostro uomo nero, però un essere che Is sta a forse
kind of ogre or a being that is lives in this abandoned mine, and he seems maybe we don't know if this being really exists or not. It's very difficult to go into the details of such a dense narration, and sta entrando dentro, cioè l'idea di entrare in una miniera è anche quella del lettore, world, perché si trova spesso passato e presente, and, si trova a cercare di ribanare la matassa di quello and, che potrebbe essere un caso magari poliziesco, e nello stesso tempo si trova dentro sicuramente un noir, perché gli esseri umani che fanno parte noir di questa, story, di questa the, the piccola human alla fine hanno tutti dei conti in sospeso in story, molto, molto forti per to un do motivo o per l'altro. Ci sono i contrabbandieri, c'è un poliziotto molto spericolato che rischia un po' costantemente la vita, c'è una persona irrisolta, c'è una donna frustrata e disperata. In tutto questo woman. And all this, la difficoltà che si può avere a raccontare i dettagli della trama, che poi non è to tell the story, so as a, don't want to reveal anything about it actually, but all the threads are very well led by the writer, and very interesting to read, because the way the writer has to tell the story, to tell these days in a non-linear way, are very interesting, so everything clears up only at the very end. I would like to congratulate you, Dr. Christensen, for this very interesting story, but I would like to start from this mining area. I know I think you know this area very well because you have been there for a long time. I don't know if noir is the right word to define such a novel, but for sure, anche da noi abbiamo anche una tradizione che riguarda le miniere, a tradition with mines, grandi lotte where the backdrop of great labor struggles and desperate conditions and so on. This story, questa storia is about extremes. Sì, parla di estremi, di situazioni estreme. Darkness, di oscurità, which it is up at 80 degrees north, a 80 gradi di latitudine nord nell'inverno. Grazie per aver introdotto così bene il libro. The polar night is la notte polare è assoluta e polare e dura 4 mesi. You also have the e poi c'è l'estremo di enormi quantità di neve, naturalmente una zona innevata fortemente, e praticamente le auto camminano con delle montagne di neve da una parte e dall'altra della strada, un freddo molto intenso a febbraio quando scompare questo bambino dall'asilo. E fa meno 28 gradi, e qualsiasi posto in cui scompare un bambino da un asilo, ovviamente questo determina una crisi quando succede una cosa del genere, ma in questo in Longyearbyen questa è una catastrofe, immaginare una situazione del genere, perché in poche ore questo bambino potrebbe morire. Se questa bambina appunto si avventura fuori dal Kindergarten, potrebbe essere inghiottita da montagne di neve, e benché sia ben vestita, e ovviamente sanno che aveva preso con sé il cappellino, però è troppo freddo comunque perché un bambino possa sopravvivere all'esterno a lungo. E inoltre ci sono anche gli orsi polari che si avvicinano alle strade di Longyearbyen, che è la zona, il paese dove avviene questo fatto. È un paesino di 2000 anime, e è davvero un mistero perché tutti quelli che vengono, le Svalbard,
deve arrivare in aereo, e quindi ogni passeggero che arriva in aereo dalla terraferma ovviamente passa dal controllo di polizia, quindi tutti quelli che arrivano sono, diciamo, conosciuti, e quindi non si riesce a capire come mai, come può essere scomparsa questa bambina. Hanno poche tracce, infatti, e poi più avanti nella narrazione, nel libro, queste tracce sembrano portare alle miniere, in un posto dove abbandonate persone in cui nessuno vorrebbe andare o dovrebbe andare, sicuramente non bambini, sono proibite ai bambini anche al di sotto dei 14 anni di visitare le miniere abbandonate. Quindi questo è una, diciamo, questa è la situazione nella quale in cui io cerco di esplorare, di esaminare i rapporti umani, le difficoltà delle persone quando si arrivano appunto nelle isole, delle isole come le Svalbard. Mi pare che nonostante questo, poi quello che succede, notwithstanding this, what happens to the protagonists of your story puts them in highlights the difficulties and the human beings encounter in their lives, and then we will get to the darker side of the book, some people the relationship undergo a crisis, there are children growing up, so all the situation in this situation it can be even normal to spot a polar bear, and so life goes on anyway, and besides the whiteness of the landscape, the noir can so stresses the features of some of the protagonists, so you have explored the relationships and of these characters set in a small center, in an isolated place where the police inspector comes from a closer another place, and everything then develops as in a normal noir story set in any city in the world, any town in the world. Penso che quello che è davvero speciale in questa storia è che ci porta un po' a una claustrofobia, la porta agli estremi, questa sensazione di queste 2000 persone, la maggior parte delle quali sono anni che vivono insieme e conoscono tutto quello che c'è da sapere di uno dell'altro, più o meno. Quindi come si può nascondere qualcosa in una società così ristretta? Quindi il modo in cui gli esseri umani sono così vicini in una situazione del genere, tutto è molto intimo, tutto è molto vicino, però tendono a creare attraverso un metodo di non parlare delle cose, a creare una distanza, quindi benché la maggior parte delle persone sanno tutto degli altri, però non lo dicono, non ne parlano, e quindi questo naturalmente rende difficile il lavoro della polizia, e la polizia ha il compito di conoscere molte cose, cose che chiedono alle persone, ma ci sono il timore che magari di non aver colto, per esempio trovato, per esempio, un molestatore di bambini, magari visto che si tratta di un bambino, e se non trovano rapidamente questa bambina potrebbero trovarla morta da un orso polare o da uccisa oppure morta di freddo. E benché la bambina sia il filo rosso che conduce la storia nel libro, il motivo principale di questa storia che racconto è dimostrare come quando si fa del male, diciamo, quando si scalpestano i sentimenti delle persone in una società così ristretta, se si viene per esempio quando c'è un tradimento, oppure quando
in una grande città ci si può nascondere, magari si può frequentare altre persone che non conoscono la propria storia, invece in un ambiente così ristretto è impossibile, quindi anche se nessuno dice qualcosa ci si sente osservati, ci si sente giudicati e le persone sono crudeli, tutti hanno una propria storia nascosta, hanno qualcosa da nascondere, tutti noi abbiamo qualcosa che non vogliamo che gli altri sappiano o scoprano. E quello che volevo mostrare è proprio che i vecchi rancori, i vecchi possono portare a degli atti violenti, delle azioni violente, e molti omicidi in effetti sono magari degli incidenti dovuti a rabbia, rimorso o un vero odio che si esercita per una frazione di secondo. E questa, secondo me, questo è il motore, diciamo, della narrazione, dell'intreccio che si riflette nella punto principale della narrazione, che è la scomparsa di questa bambina. La leggenda del sesto uomo. The Legend of the Sixth Man, so is the title in Italian, literally translated. This legend is a more visionary part of this book, side of this book. So some of the protagonists of the book add something to it. So they add something that is put in front of the reader. The reader finds himself almost in front of something supernatural. It's not a supernatural element, but again, it's something that comes out of a situation of darkness, of isolation, of emotional isolation. One of the protagonists keeps a diary, and in this diary she mixes up reality with imagination. And what's interesting in this type of narration, you can trace the days in the everyday life of the protagonist, and then there are visionary moments where you go somewhere else with your mind. And so how can you keep all this together? Well, I think that is what reality is about, you know. Io credo che questo sia proprio che cos'è la realtà, questa è la realtà, il fatto che la cronologia semplice modo di è un modo semplice di narrare una storia, però qualsiasi avvenimento nella vita reale contiene in sé delle verità di cose diverse. Per esempio, in questo diario, questa ovviamente mescola la realtà e i suoi pensieri, la sua immaginazione. Quindi chiunque tenga un diario è molto in questo è molto umano. Nella leggenda del sesto uomo, sì, ho sentito che ci sono altre storie che girano di questo tipo. Jorge Luis Borges, citando questo grande scrittore, ha scritto una poesia chiamata L'altro. Quando ero alle Svalbard ho letto questa poesia, andavo appunto nelle miniere e ho sentito che i minori mi hanno portato, questi mi hanno portato in una vecchia miniera, è un posto molto pericoloso oggi come oggi da visitare, e i minatori parlavano di queste vecchie leggende. E bisogna essere salvati dal sesto uomo. Io pensavo che il sesto uomo fosse una specie di ispettore o di capo, e ho chiesto: ma chi è questo sesto uomo? E mi hanno risposto che è l'anima, è lo spirito dei colleghi morti del passato, e quindi è molto pericoloso. C'è della musica qui. Penso che a un certo punto arriva della musica qui, non so come mai, ma spaghetti western. Oh, great. Fantastico. Vi devo dire che all people who drive skidoos are a bit like spaghetti westerns, quelli che guidano sono un po' come gli spaghetti western.
pistols and revolvers. Hanno le pistole e i revolver per proteggersi dai gli orsi polari. Sembra un po' di stare nel West, nelle Svalbard, e quindi c'entra molto questa musica. Quindi stavo dicendo sulla leggenda del sesto uomo, lavorare nelle miniere, in queste miniere, e lavorare in particolare negli anni 50 e 60 era molto pericoloso, perché si poteva morire perché collassava il soffitto della galleria, o per strangolamento, perché c'era poco, ci si moriva soffocati perché c'era poco ossigeno, oppure ci sono stati anche terribili incidenti come degli esplosioni. Ovviamente perché c'erano delle perdite di metano nella miniera, e ovviamente quando prende fuoco il metano è come se si venisse colpito da un pugno che in pochi secondi annienta tutto quello, quindi con questo fuoco inesorabile, quindi che non lascia niente sul suo cammino. Quindi i minatori da una parte si sentono fortunati se sopravvivono, e quindi ogni volta che si esce dalla miniera è come una rinascita per loro. E d'altro canto hanno come una cattiva coscienza, perché questa leggenda del sesto uomo è qualcosa, è il modo di mantenere la compagnia dei morti, dei compagni morti nel passato. Ma magari invece in questa storia si tratta davvero di un uomo in carne ed ossa, vero? E quindi forse parlano di lui come se esistesse davvero. Insomma, ci può essere anche qualcuno che incarna there might be somebody that is incarnating the spirit of the six men, so somebody who's part of the community, who becomes something real in flesh and blood. Something, a power, or something that can be threatening, or can even be a saving force. I wonder if the book was, I know the book was published in 2007 or 2008, and now it is being published now in Italy by Borea. But there is a distance in the story, because the situation goes back to the 90s. What happened in the meantime, from the 90s to these days in the Svalbard? Why did you choose that period exactly? It's no big difference. Beh, non c'è una grande differenza tra adesso e tra questi giorni, il giorno d'oggi, e la metà degli anni 90. Il motivo per cui ho scelto quel periodo di tempo è che conoscevo molto bene quell'epoca, i vecchi caffè che c'erano, i luoghi dove mangiano i minatori, e anche dal punto di vista della tecnologia bisogna capire qual è il limite temporale, perché ci sono delle cose che ci sono sviluppate talmente rapidamente dagli anni 90 ad oggi che bisogna avere una cornice temporale ben precisa, e quindi sono stata piuttosto attenta a questo. Quindi non dico proprio che è metà degli anni 90, però insomma immaginate quello che volete. Però il quinto libro a cui sto lavorando adesso, ci sono telefoni alle radio eccetera, ma io non ho dato una cornice temporale specifica al libro. Per quanto riguarda queste miniere il lavoro è molto simile a quello delle altre miniere. Ci sono meno incidenti ormai, però ogni anno c'è qualcuno che muore. Negli anni 50 e 60 uno su 10 moriva in miniera, la percentuale era altissima, era una percentuale pazzesca. Rispetto alle avventure che invece lei ha vissuto direttamente, going back to the adventures you and what you really have
experienced on these devi islands. Scrivere libri sulle comunità che conosce. So the idea of writing books on a community you know. Invece un'idea di andare più sulle avventure sue personali. So nasce. You have never thought of writing something about your personal experiences as a scholar, as an expert of these areas, and instead you chose to tell stories about people living in these places. So. Well, thank you for asking that. Grazie per questa domanda. Sì, ho la possibilità di dire che in effetti ho scritto tre libri di viaggio sull'Antartide, sulle Svalbard, e adesso faccio dei documentari, diciamo documentari, realizzo documentari tra un libro, tra un romanzo e l'altro, ma prima di tutto ovviamente mi diverte molto scrivere questo tipo di libri, scrivere polizieschi. Se voi pensate che sia divertente leggerli, è ancora più divertente scriverli, ve lo assicuro, ecco perché lo faccio. Ma se volendo dare una risposta più seria, vorrei che le persone capissero la società di queste regioni povere, di queste regioni particolari da un punto di vista emotivo, che cosa vuol dire vivere lì, perché è prezioso, perché dovremmo proteggerle queste società. Quindi si può scrivere in maniera divulgativa della scienza, è più facile parlare, per esempio, gli incontri con gli orsi polari e renderli più vicini, cioè una razza più vicina a noi, farci capire che questi animali sono meravigliosi e che perdita sarebbe se dovessero scomparire. Cioè li rende più vicini, scrivere di loro. Non so se qualcuno di ieri I don't know if somebody is here when Vivaldi yesterday said one of the Italian writers competing for the Shevchenko prize Vivaldi was asked why do you write detective stories, because he says I like writing detective stories because it's really entertaining, it's fun, there is a crime, but the discovery makes you happy, both the writer and the reader, because it's entertaining both for the writer and for the readers. So it's almost a pop, it's a contemporary pop activity, I would say. And I leave also this time for questions here for you, but your work is very meticulous, it's very detailed in describing every character, and so you're not an anthropologist, but you also explore this side of the characters, so it's an entertaining aspect, but you have been following your characters very attentively with utmost care in this book and also in the other books of yours. Well, that is very important. Sì, è molto importante, credo che lo sia, è importante per me e anche per gli altri scrittori, immagino, quello di rendere i personaggi vivi. E ci vuole molto tempo per fare questo, prima di cominciare a scrivere, magari gioco con alcuni passaggi, alcune cose, finché però non ho il personaggio, un personaggio così forte, così vivo, che non mi lascia fare qualsiasi cosa, perché ha una sua personalità, quindi hanno una vita tutta loro, almeno nella mia immaginazione. È una specie di strana alchimia, è come un alchimista che crea qualcosa dalla propria immaginazione, dalla propria mente. Mi sento anche fortunata o sfortunata, non so, con alcuni di 2000 lettori esperti che mi aiutano e mi dicono ma non inizia così, inizia così. Allora, per favore, lasciatemi questa porta aperta, questo spiraglio aperto per cambiare le cose. Quindi nei libri di solito scrivo, mi dispiace,
mi sono spostata di 200 metri, non lo rifarò più, ma la prossima volta, cioè quando il libro sarà finito, magari cambio di nuovo. Cioè è divertente avere questi lettori così attenti, però delle volte quando vado alle Svalbard, diciamo ogni anno praticamente, sono un po' spaventata dal fatto che cosa succederà questa volta. La signora alla cassa al negozio mi dirà: benissimo, il libro era bellissimo, ci è piaciuto. Questa è un'altra cosa che vorrei dire. Sono molto attenta a non scrivere di persone che sono cose che sono successe davvero. Sono molto attenta a scrivere di persone che esistono davvero, almeno di non avere il loro permesso. Prima, questo è molto importante naturalmente, ma talvolta mescolo molto le cose perché diciamo vengono fuori da qualcosa che ho inventato, perché magari qualcosa che ho inventato è successo davvero come è successo per questo libro. Allora ci sono stati un paio di persone che, ma comunque la popolazione di Longyearbyen erano contenti del fatto che loro non mi avessero raccontato niente, ma io ci avevo azzeccato, ma altri invece si sono molto arrabbiati perché non avrei dovuto raccontare un fatto o un altro. Beh, quindi scrivere di questo piccolo posto è quasi peggio che scrivere di una grande città, di un posto grande, perché scrivendo di un mondo più vasto non si incontrano i propri lettori esperti, come nel caso delle isole Svalbard e di questo piccolo paesino. I'd love to you and Mr. Mavaldi to make friends, I mean to become friends, because there are many contact points between you two. I don't know if at this point are there any questions from the floor or any comments? Please, yes, please. What was the most surprising thing? Qual è stata la cosa più sorprendente che è venuta fuori nella sua ricerca, sia nelle miniere di carbone o negli orsi polari? Credo probabilmente la leggenda di questo sesto uomo. Sì, la leggenda. È stata una sorpresa vedere che queste persone avevano un lavoro molto duro da svolgere, che viene considerato, sono considerati quindi uomini molto tosti, quindi non romantici, non che non cedono facilmente alla superstizione, ma loro invece avevano qualcosa di così bello, così per loro, questo mito, questa leggenda, che era qualcosa che gli scaldava il cuore. Ecco, qualcosa che per me è stato inaspettato, che non mi sarei aspettata da loro. Prima Giovignola diceva che lei questo libro. Giovignola was saying before that this book is set back 15 years. So as a glaciologist, you were tracing the route, Amundsen's route, and so I would like to know what role does memory play in your work, in your life. I think probably that probabilmente memory and la memoria memory at a very basic level is a un livello molto fondamentale, è proprio come l'argilla dello scultore, come it's not a conscious non è qualcosa di cosciente, è qualcosa che si recupera quando se ne ha bisogno. Adesso sto scrivendo una vecchia spedizione polare e improvvisamente qualcosa di che è così vicino a me, diciamo i suoni, gli odori di una tenda, in una tenda, per esempio quando si è molto vicini gli uni agli altri quando si vive in quel modo, ma non ci avevo mai pensato consciamente, è qualcosa che mi è venuto in mente spontaneamente. Credo che la memoria, i ricordi, smells and degli odori, dei suoni, delle impressioni, sentimenti,
sono veramente degli strumenti importanti per un autore, per uno scrittore. Certamente in una spedizione ho partecipato ad 8 spedizioni tra l'Artide e l'Antartide. Siamo andati una volta in una lunga 180 chilometri sugli sci, e ho inventato il primo libro di questa serie durante quella spedizione, che non è quello pubblicato qui, ma è un altro. E ogni giorno sciavo e pensavo a quello che avrei scritto in questo libro. Avevo prima di tutto il titolo era Persone che camminano sulle tombe degli altri, e questo mi suscitava dalla rabbia che avevano i locali verso i turisti, per esempio alle Svalbard, in particolare sulle vecchie tombe delle persone che erano sepolte lì. E quindi durante tutto questo viaggio ho pensato: c'è soltanto un'unica stazione di polizia qui, piccola, sulle Svalbard, si tratta solo di 2000 persone, e se non scrivo per primo questa storia, qualcuno scrive una storia sulla polizia sulle Svalbard, è una rovina per me, perché non ci possono essere due serie su un posto così piccolo, e ero spaventata dall'idea che qualcuno potesse arrivare prima di me, ma per fortuna nessuno è arrivato prima di me in questo. Ci sono altre curiosità o comments? Io ne avevo ancora una. I still have one. Una certa parte della Norvegia a part of Norway. Norway, and it's linked with music, which is my particular field of competence. A certain area of Norway has been very important for rock music. I don't know if you like music and what kind of music you like. This might be interesting to know what is the music you like. But here, music is almost is absent in this book. So because this is something to do with the darkness of this book. I don't know if you instead have a good relationship with music, or you are inspired by music, or if in some of your books music comes out somewhere. So I cannot perceive music in this book, for instance. But there is so much more in the book, actually. I don't think any of you want to know what sort of music. Non penso che proprio mi interessi sapere che musica mi piace. La musica degli anni 70 e 80, ecco, vi rispondo. Ma mi piace naturalmente anche la musica classica, molto. I go for heavy rock. Ma mi piace molto il rock pesante, ecco. Mi piace proprio i Sex Pistols, ve lo dico subito. Questi sono i miei gusti musicali. Sì, non c'è, ma io in questo libro scrivo della musica, perché c'è un minatore sul quale cadono delle pietre, e quando si rialza e rimane in coma per un po' di tempo, ma quando si risveglia non riesce a parlare, è impossibile capire che cosa dica, ma riesce a cantare e ha una voce da tenore molto bella, e questo è il modo in cui lui riesce a mettersi in relazione con la società, e quindi riesce a cantare con i bambini nel coro, per esempio. E la musica è importante per me, e vorrei che sapeste Northern Lights, the Aurora Borealis. I know it can't be done, but I am still. Ho lavorato con l'Aurora Boreale, ho lavorato su questo, ma questa è un'altra storia. La racconteremo un'altra volta. Mi posso rischiare a chiedere. We hope to hear about it next time. But can I dare ask you what will the next book that will be published in Italy by Monica Christensen? No, I cannot. No. I'm asking the publishers.
ci sarà. There will be an export by Monica Christensen in Italy, but we don't know yet, but for sure it will be published, because all those of you who have un grande modo di raccontare, you have there is a great way of telling the story. The storytelling is really great, and this goes also beyond her personal history. This is not a travel book. It's as she said, a story about a small place, like the little town I come from, Spotorno, in Liguria, and somehow the outskirts of towns, or those places where you think you just pass by, but instead you remain trapped in those places, and they can be very stimulating for a writer, it can be very depressing for those who remain tangled in these places. But in the book there is a kind of caveat. You will never be able to put a distance between you and your problems. I would like to thank you very much, Dr. Christensen.